Pomeriggio a tutti. Oggi è il 30 maggio 2024, per me un bel traguardo. E vi voglio raccontare di che si tratta, se siete curiosi. Io, Benica di Gonto, mi trovo vicina vicina alla chiesa di Sant'Antonio per ricordare due fatti. 40 anni fa, più o meno a quest'ora del pomeriggio, mentre mi apprestavo a frequentare una delle ultime lezioni del catechismo prima della mia prima comunione, mia nonna Pasqualina era mancata il primo dello stesso mese, quindi mia mamma portava il lutto. Avevo avuto un bruttissimo incidente e ci avevo quasi lasciato le penne. Esattamente 30 anni dopo, il 26 maggio, la storia si è ripetuta e 10 anni fa, mentre mi apprestavo a rientrare ad Esterzili per venire qui a pulire la chiesa di Sant'Antonio, di cui ero felicemente prioressa, ho avuto un altro incidente e non si sa come, anzi, io lo so come. Tutto ha un perché nella vita. Dovevo restare ancora qui e quindi, nonostante la gravità, sono ancora qua che ve lo posso raccontare. Diciamo che ne sono venuta fuori pressoché illesa da entrambi i casi. E così, non bisogna mai drammatizzare e ricordarsi sempre che alcune volte una disgrazia ci può impedire di essere vittime di un'altra, ben più grave. E quindi, tutto sommato, posso gioiosamente raccontare questi due episodi a distanza di 40 e 10 anni. Vuol dire che qui dovevo ancora percorrere tanti passi, perché il buon Signore così aveva deciso. Io, che sono fermamente convinta che oltre a quel che noi vediamo e quel che noi sappiamo spiegare esiste dell'altro, ma lo pensa anche Antonino Zichichi, che rispetto a me ha molti più titoli di studio e anche importanti, ma pensiamo nella stessa maniera. Oltre a ciò che vediamo e possiamo spiegare con i cinque e sei sensi, esiste un Dio che tutto sa e tutto può. Questo però, se non avete la fede, è difficile farvelo capire. Vi auguro una buona serata e viva la vita!